Ragazzi, eccoci, è tornato pure il professore di religione. Mi fa molto piacere con i vostri impegni e con gli studi che state facendo. Ho cercato di essere molto più discreto di quello che sono. Il primo pensiero va per voi, mi auguro che state tutti bene, state consumando sicuramente i letti e i cellulari, questo ne sono sicuro. Cercate di vivere questi giorni. Anticipo, state sicuramente tutti bene e qua ne va il mio affetto che provo per tutti quanti voi e anche la preghiera, pure se voi non pregate, sti giorni sono convinto che pregate pure voi, qualche Ave Maria scappa da dentro il letto, questo me l'ha detto il Padre Eterno ultimamente che ci siamo sentiti per telefono, quando scappa quell'Ave Maria, a me l'Ave Maria mi scappa durante la messa e prego per tutti quanti, per voi, per le famiglie, per la preside, per tutti i colleghi di scuola, per i professori. Quando a voi scappa qualche Ave Maria, una mezza Ave Maria, ditela pure per Don Domenico, che ne ho bisogno. E pensando che cosa vi dovevo dire, soprattutto perché adesso mi auguro che mi state a sentire, ho pensato di riflettere, scusate, pensare, ma sto molto libero, di riflettere sul mistero del male. Viviamo in una situazione dove sembra che c'è, è finito il mondo, c'è scesa una catastrofe sulle spalle che ha bruciato i rapporti, ha bruciato la speranza, sembra che la nostra vita sia inutile, ne siete convinti? Noi dobbiamo vedere da cristiani, pure per chi non è cristiano, parlo per tutti, lo sapete, sempre le cose buone della nostra vita. In tutte le situazioni, anche oggi. Vedere la cosa buona di stare a casa con mamma, con papà, con i fratelli, con i nonni, se stanno sotto casa, se abitano con noi, e lì cogliere la bellezza delle relazioni. Quante volte negli ultimi anni abbiamo mangiato insieme a mamma e a papà i giorni normali, chi lavora, chi scappa, chi qua, chi là. Adesso noi che siamo ragazzi dobbiamo cogliere questo e farne tesoro. Ecco la bellezza dell'uomo. E se la bellezza dell'uomo è all'ennesima potenza, la bellezza anche per il cristiano. Vi vorrei un attimo parlare, tranquilli, riguardo al mistero, al racconto della Genesi. Capire un attimo che cos'è il male, che cos'è il peccato. Qualcuno può pensare che questo coronavirus ce l'abbia mandato il Padre Eterno per i peccati che facciamo, perché non andiamo a messa la domenica. E faccio un'altra domanda. Se Dio esiste, perché non va un miracolo? Se Dio esiste, perché il Papa, oggi stiamo registrando, stiamo io e Michele Di Franco dietro di voi. E questa sera il Papa alle 6 da Piazza San Piero farà una preghiera potente proprio. Avete visto che ha cacciato anche un crocifisso dalla chiesa di San Marcellino, un crocifisso miracoloso che placò la peste del 1500 nella città di Roma, perché Dio dice: ma basta, la devo fermare. E perché stiamo nella libertà. Il Signore ci ha creati liberi. E non è lui il gestore della situazione del mondo. Dio, per chi fa filosofia, noi siamo persona, agiamo come persona, abbiamo la volontà, l'intelletto di conoscere le cose. Dio dà la persona, non è persona, è di più. Ed è talmente più grande che dona all'universo la possibilità di essere libero nelle sue azioni. Questo virus che gira fa parte dell'essere naturale, ma non dobbiamo avere paura. Dobbiamo avere la mente lucida, dobbiamo essere prudenti, ecco perché dobbiamo stare a casa. Ci auguriamo per il 4 aprile, ma sappiamo che il 4 aprile è arrivato. Sicuramente il governo allungherà questa nostra, tra virgolette, quaresima. Capire come le cose del mondo le dobbiamo gestire noi, anche con la prudenza. Che cosa ci ha colpito questo virus? Pensate quando la mattina
A scuola erano baci, abbracci, saluti, caffè, bere la stessa bottiglia. Adesso per un periodo dobbiamo fermarci. Ci dobbiamo abbracciare. Forse se quell'abbraccio che ci davamo a scuola era molte volte pure falso, oggi quell'abbraccio che non ci possiamo dare ha un valore più grande di quel semplice ciao, di quei baci che si davano al cancello, alla rotonda, al cancello della scuola. Ecco la presenza di Dio nella nostra vita. San Paolo, nella lettera ai Romani, ci dice una frasetta: io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio. Nella nostra vita, adesso che state a casa, quante volte fate arrabbiare mamma e papà? Le urla le sento pure io qua dalla chiesa, perché spegni la televisione, spegni il cellulare, vatti a dormire che è tardi, mettiti gli occhiali, mangia qua, mangia là, è normale che poi uno sclera. Il peccato è quello. Poi che bisogna fare? Dobbiamo chiedere scusa, soprattutto perché è una persona che mi ha dato la vita e mi vuole bene. Ecco il peccato originale. Dio ha creato Adamo ed Eva nel giardino della creazione. Metto l'orologio perché non vorrei che suoni la campanella e poi mi dite che dovete andare al bagno per la ricreazione. Dio crea Adamo ed Eva e li mette nel giardino dell'Eden. Dice: mi ti puoi mangiare tutto tranne una cosa, l'albero, il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. In quel racconto, se avete tempo di leggerlo, ma credo che tempo ne abbiate, andate su internet, scrivete Genesi 3,1-12, Genesi 3,1-12, leggetevi questa paginetta. Parla di un serpente che ha una strategia: dire le bugie. È vero che Dio ha detto che non potete mangiare nulla? Dio ha detto l'opposto: ti puoi mangiare tutto tranne l'albero, il frutto, scusatemi, dell'albero della conoscenza del bene e del male. Il serpente ha una sua strategia, minaccia la donna, c'è la bugia, poi c'è confusione: che posso mangiare, che posso fare, che devo dire. A un certo punto stiamo tutti rimbambolati e non sappiamo che cosa fare. La cosa più brutta è una falsa immagine di Dio, e qua mi voglio fermare. Il serpente, cioè la tentazione, perché il serpente che parla non esiste, la tentazione mette nel cuore dell'uomo una falsa immagine di Dio, di un Dio che non ci è padre, ma un Dio che ci è il controllore, il supereroe, il giudice. Ma c'è il Padre Eterno grande come me, c'è una bella sedia dorata, un bastone, una mazza, se sbagli sono palate, altrimenti va in paradiso. Beh, non credo che proprio sia così, che dobbiamo fare i bravi e assodato. Una immagine falsa di Dio. Che cosa comporta nella mia vita? Comporta che non ho nemmeno il coraggio di ribellarmi all'autorità. Non ho il coraggio di instaurare un rapporto con Dio. Tutto questo tempo che noi abbiamo a casa ci serve anche per riflettere su noi stessi, ci serve per migliorare e per rendere ancora più prezioso quell'abbraccio che tra 15 giorni, un mese, quello che sarà, ci daremo ai giardinetti, davanti al bar o all'ingresso della scuola. Dicevamo, se Dio esiste ed è buono, perché è possibile il male? Perché il male è conseguenza della nostra vita, delle nostre scelte. Pensate quando dico le bugie. Io dico una bugia su punto X, su Antonio, e quella bugia la dico a un altro. La dico un altro, vedete il cellulare che suona, a tal punto che io ho screditato Antonio e l'ho fatto denigrare. È finito, non vale più per nessuno. Quella persona si sente sola, si sente maltrattata, ed è conseguenza dell'orgoglio, della bugia. Non dire, scusate, chiudo il cellulare.
non dire falsa testimonianza. Ecco il peccato originale. E poi qui c'entra quel serpente, il serpente che parla, la coscienza, il grillo parlante di Pinocchio, che mi ricorda di fare del bene, mi ricorda di amare le persone con le quali riesco a vivere. Questo nasce tutto dal peccato originale. Dio, per salvarci da questo peccato, però, ha messo in atto una strategia enorme. Qual è? Rifletteteci un po'. L'incarnazione del Verbo di Dio, la venuta di Gesù sulla terra. È Gesù che ci è venuto a portare la libertà, ci è venuto a starci accanto in tante situazioni. Abbiamo visto e vediamo purtroppo che nel nord Italia muoiono 3, 4, 500 persone al giorno. Tutti sembrano che muoiano soli. Beh, io ho una certezza. Vicino a quelle persone c'è sicuramente Gesù, che non li farà sentire la lontananza dei cari, ma li accompagna per entrare in paradiso. Ecco quella presenza di Gesù che viene perché ci ama e ci vuole bene. Anche in questo momento di difficoltà, anche se sembra che tutto va male, tutto è nero, tutto è scuro, non si capisce più niente, Gesù ci dice una frase: coraggio, non temete, venite a me voi tutti che siete stanchi, oppressi, confusi, addolorati, ed io vi darò sollievo. Questa è la certezza della Pasqua. Fidarci di Gesù perché è Lui la nostra salvezza e la nostra vittoria. Io, tutto sommato, sapete che sono abbastanza breve. Se riuscite, leggetevi Genesi 3, versetti 1-12, se non sbaglio, giusto, 1-12, e c'è anche qualche lettura, un libro, Le lettere di Berlicche della Mondadori, non so se si trova anche sulle book di internet, e c'è Il piccolo diavolo di Roberto Benigni. Spiego un attimo il diavolo, l'esoterismo, per farci pure una buona risata. Mi auguro che queste poche parole che vi ho detto siano veramente parole che mi vengono dal cuore. Sapete quanto vi voglio bene, sia io che tutti i professori, anche la preside. Vi porto ogni giorno sull'altare perché prego pure per voi, eppure voi cercate di studiare, impegnatevi in questa didattica particolare, sono sicuro che lo state già facendo, e vi auguro di sentirci a presto. Sicuramente farò un nuovo video. Io sono un po' impedito con Skype e tutta l'ambaradà. Ho fatto un video, ringrazio Michele, che poi in un modo o nell'altro, se vi arriva, vuol dire che l'abbiamo mandato in un modo o nell'altro. Ciao a tutti, adesso potete andare in bagno e potete uscire non di casa ma dalla camera. Ciao.